Uno dei titoli più interessanti del TGS 2018 è senza dubbio Devil May Cry 5, titolo action, ovviamente serie action di Capcom, che dal mio punto di vista arriva in un momento perfetto, nel momento in cui la casa giapponese riesce finalmente a riprendere piede, a decollare, arriva da successi abbastanza clamorosi come Monster Hunter World, sembra avere davanti a sé un futuro molto roseo, Devil May Cry 5, un ottimo remake di Resident Evil. Insomma, c'è tantissima carne al fuoco per Capcom e c'è tantissima carne al fuoco per una serie, Devil May Cry, che veramente deve riprendere piede dopo un tentativo occidentale andato bene ma non benissimo e tanti tanti anni passati dal quarto capitolo. Tu che hai provato il quinto, Marco, dici un po' cosa ne pensi. È una bomba perché... Grazie Marco, ci sentiamo alla prossima. È una bomba perché sono... poco meno, anzi no, in realtà uscirà anche questo nel primo quadrimestre dell'anno prossimo, per chi aspetta da 11 anni il seguito di Devil May Cry 4, quindi non DMC, The Ninja Theory, questo è il Devil May Cry, perché abbiamo, a parte vabbè, parto da un elemento che non troppo spesso viene citato, ma una colonna sonora eccezionale. Quindi torna finalmente una composizione molto dura che si equilibra perfettamente con quello che è l'ambientazione di gioco. E in più torna un Devil May Cry sicuramente pacchiano, cioè sicuramente molto tamarro, ma fatto dai giapponesi. Quindi non il tamarro fatto dagli inglesi, il tamarro fatto dai giapponesi, che almeno, oltre a saperlo fare, se lo possono permettere. Il tamallo. Il tamallo. quindi il gioco è bellissimo. Ho capito, c'è... grazie. Allora, no, adesso ti stavo chiudiamo. Grazie Marco Fanboy. Marco, inviato di multiplayer.it, ci dici qualcosa del gameplay, le novità di questo Devil May Cry 5? Sì, ricollegando a quanto detto poc'anzi dall'altro Devil... Marco. Devil May Cry 5, allora abbiamo giocato una... non so se era la demo della Gamescom, però secondo me era la stessa, però vista dai miei occhi. Abbiamo giocato questa esplorazione iniziale della città con la boss fight. È un tutorial, ma serve per introdurci all'utilizzo di questo braccio meccanico che effettivamente aggiunge a livello di gameplay, perché permette di creare delle sfaccettature che si uniscono al sistema di combattimento un po' più tradizionale e creando delle dinamiche interessanti. Questa cosa che ci sono più... non dico, sì, più braccia fondamentalmente, più mosse a utilizzare con questo braccio, che possono essere rigenerate attraverso la mappa. Proprio trovi dei punti in cui invece della vita o delle anime, cioè del sangue di demone, trovi proprio il refill del braccio. Il tutto si unisce in un sistema di combattimento appunto assolutamente solido, spettacolare. Ho una piccola criticità da riscontrare, ma potrebbe, diciamo che anche chiacchierando un po' non sono l'unico. Il fendente con il triangolo, cioè il fendente base, non mi ha dato una risposta eccezionale, cioè mi è sembrato che avesse una risposta ancora che necessitava di alcune migliorie a livello di fotogrammi. Però vabbè, parliamo di robetta, magari era un tutorial nel quale bisognava magari, cioè un tutorial magari base, magari andando avanti si uniscono altre mosse e si creano le combi incredibili. Lì era una... ho avuto questo feeling al pad. Quindi Devil May Cry porta delle novità, ma riprende tutto quello che è Devil May Cry, quindi torna tutto il bestiario tipico della serie. Mi è piaciuto moltissimo il design non solo degli NPC, ma anche del boss finale. Molto spettacolare la boss fight. È veramente, anche a livello di fisica di quello che accade, perfettamente ricreata. Quindi i movimenti del demone uniti alla distruttibilità dell'ambiente sono credibili, e questa non è una cosa banale. E soprattutto complimenti a Capcom, perché finalmente è riuscita, al tempo era l'MT Framework, che era il motore che utilizzavano su settima generazione e hanno utilizzato praticamente per qualsiasi cosa. Oggi è, io credo sia ancora il motore Resident Evil 7, che è un motore assolutamente solido, ma che permette di far girare la roba a 60 fotogrammi. È la Real Engine, no? È la Real Engine, esatto. È la Real Engine. Sì, sì. E va bene, grazie Marco. Domanda trabocchetto per vedere se sei pronto, oltre che entusiasta. Data d'uscita primo e piattaforme. Quarto del... allora, esce su PlayStation 4, Xbox One. Non mi sembra PC, non mi ricordo.
sei tu che lo sai le cose. Secondo me esce anche su PC. Dici che esce anche su PC e esce, se non sbaglio, a febbraio 2019. Ti direi 19 febbraio 2019. Bene, grazie Marco. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti su Devil May Cry 5 e sul TGS 2018.